Bene, buongiorno a tutti, gentili consiglieri, buongiorno all'assessore Davide Conte, buongiorno al dottor Mauro Cammarata. Vi vedo tutti connessi, chiedo gentilmente di registrarsi ai consiglieri che ancora non l'avessero fatto. Diamo inizio a questa commissione bilancio, seconda commissione bilancio, e partiamo dal primo punto all'ordine del giorno. Abbiamo l'approvazione del verbale numero 16 del 20 aprile 2020, che si riterrà approvato al termine della seduta in assenza di osservazioni. Per i punti successivi sono iscritti ai lavori oggi 5 proposte di delibere, per le quali sono in collegamento appunto l'assessore Davide Conte e il dottor Mauro Cammarata dell'area risorse finanziarie. Le proposte di delibera in trattazione sono le seguenti. Al primo punto abbiamo allora innanzitutto l'esame della proposta di delibera nuove deliberazioni delle aliquote IMU per l'annualità 2020 e della detrazione per l'abitazione principale. Poi abbiamo l'esame della proposta di delibera conferma per il 2020 delle tariffe tarie adottate per il 2019. Come terza delibera abbiamo l'approvazione di modifiche al regolamento tari approvato, modifiche al regolamento tari e poi abbiamo la delibera approvazione del regolamento della nuova IMU. E infine abbiamo esame della proposta di delibera approvazione di modifica al regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 784 e della legge di bilancio 2020. Perfetto. A questo punto io passerei quindi subito la parola all'assessore Conte e poi successivamente al dottor Cammarata. Prego, assessore Conte, buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri e buongiorno dottor Cammarata. Allora, il pacchetto di delibere che presentiamo oggi rappresenta sostanzialmente una serie di aggiornamenti per quanto riguarda diciamo, la maggior parte delle delibere che sono oggetto di discussione e di presentazione. Ovviamente vorrei porre l'attenzione dei consiglieri su alcune delle novità invece che troviamo nello specifico per quanto riguarda la delibera della Tari e che riguarda una serie di sostegni che abbiamo deciso di rivolgere al mondo delle imprese del terzo settore per quanto riguarda per l'appunto la riduzione della Tari. Si tratta di riduzioni significative che avevamo annunciato alcuni mesi fa, all'inizio della crisi praticamente, annunciando appunto che avevamo previsto per una questione di rispetto dell'equità della contribuzione da parte delle nostre imprese una riduzione della Tari. Dico equità perché è importante evidenziare questo aspetto, cioè è corretto che in questa fase in cui per motivi esogeni alla loro volontà e per cause esterne, che appunto è stato il lockdown, alcune imprese hanno sostanzialmente interrotto completamente la loro attività ex lege e per decreto e quindi è stato necessario riconoscergli davanti a questa chiusura un sostegno e sostanzialmente una riduzione dei costi della Tari. Ed è per questo che abbiamo avviato questa manovra. Quindi lascerei, se è d'accordo, Presidente, al dottor Cammarata l'illustrazione generale e più specifica delle novità dei regolamenti. Io mi soffermerei in particolar modo proprio sulla novità più importante che c'è all'interno di questo documento, di queste delibere, che è appunto lo sconto Tari. Abbiamo annunciato 10 milioni di sconto Tari e l'abbiamo superato. Lo sconto complessivo che abbiamo previsto è superiore ai 10 milioni, superiore ai 10 milioni di euro. Nelle nostre simulazioni, nelle nostre stime, di circa 10 milioni e 3. E a chi si rivolge questo sconto? Si rivolge questo sconto sostanzialmente alla. Tutte le categorie, come dicevo in premessa, tutte le categorie che hanno subito una totale o parziale chiusura causa lockdown. In particolar modo noi abbiamo previsto nella nostra scontistica tre fasce di sconto del 50% o del 40% o del 25%. Questo sconto quindi è rivolto soltanto al mondo delle imprese e delle attività commerciali, quindi rispetto ai 90 milioni complessivi della Tari si rivolge alle utenze non domestiche, diciamo che sono circa 45 milioni, a un sottoinsieme delle utenze non domestiche, l'insieme complessivo delle utenze non domestiche è di 45 milioni di euro e
appunto all'interno di queste utenze non domestiche abbiamo individuato alcune fasce, non a tutti è stato riconosciuto lo sconto perché non tutti sono stati chiusi down, ma in particolar modo abbiamo riconosciuto lo sconto del 50% che è equivalente sostanzialmente al totale di variabili della tassa di imprese che come i ristoranti, gli alberghi, le discoteche, i banchi di genere alimentari, i negozi non alimentari, i banchi di genere alimentare che comunque sono stati chiusi, le scuole che sono state chiuse. Poi abbiamo riconosciuto ai abbiamo distribuito riconosciuto il 50% agli autosaloni. Poi abbiamo riconosciuto il 50% sì, al mondo della scuola nel suo complesso, pubblico e privato. Poi abbiamo invece la seconda fascia, che è quella del 40% di sconto della TARI, l'abbiamo riconosciuta al tema delle autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzini e depositi non a servizi di attività industriali e commerciali. 40% Ah no, scusatemi, il 40% abbiamo riconosciuto l'autorimessa, l'autoservizio e gli autotrasportatori, scusate. Poi abbiamo riconosciuto il 40% alle aree di distribuzione del carburante, aree del parcheggio, aree di posteggio e aree di campeggio, sempre il 40%, e il 40% anche ai centri ricreativi, ai centri diurni. Mentre è sempre il 40% è stato riconosciuto a tutto il mondo delle officine, carrozzerie, laboratori, botteghe artigianali. Poi è stato riconosciuto una terza fascia di sconto del 25% per quanto riguarda invece le attività industriali con capannoni di produzione, e qui abbiamo riconosciuto circa il 25% di sconto a tutte queste attività. Cos'è che è importante evidenziare di questa nostra scelta che ho cercato di descrivere in modo sintetico facendo riferimento al perimetro appunto delle utenze non domestiche che sul complessivo di 90 milioni di costo TARI e 45 milioni complessivo? Cos'è che abbiamo voluto evidenziare? Che questo sconto di oltre 10 milioni di euro è stato modulato in relazione alla tipologia di chiusura e di danno che hanno subito le imprese, e quindi quelle che hanno avuto il 50% evidenziare che nel momento in cui riconosciamo il 50% di sconto, quello che noi stiamo riconoscendo, come accennavo, è un'esenzione totale, perché fatti 45 milioni complessivi, o meglio, fatti 90 milioni complessivi di costo TARI, anche in questo caso il 50% del costo complessivo è fisso, diciamo che è incomprimibile ed è illegittimo la sua scontarlo, mentre possiamo scontare il restante 50% di costi variabili. E nel momento in cui riconosciamo lo sconto del 50%, ecco che quindi riconosciamo l'esenzione totale dei costi variabili. E questo è un elemento importante per noi perché vuol dire aver raggiunto un obiettivo che era anche stato oggetto di richieste da parte dell'associazione di rappresentanza e raccolte all'interno del tavolo di lavoro Timbo, che ringrazio per il lavoro svolto e di collaborazione e condivisione nella costruzione appunto di questo modello che io vi ho descritto in pochi secondi, ma che è estremamente complesso, di tre categorie di sconto all'interno del perimetro appunto delle utenze non domestiche. L'altro elemento importante da evidenziare è che questo sconto di 10 milioni e 3 è unico in Italia, nel senso che tutti lo stanno richiedendo in tutta Italia. L'unica città che però riesce a riconoscerlo è Bologna, e questa è un'unicità da condividere con voi consiglieri, perché il bilancio è poi responsabilità vostra del voto a fine anno, e quindi è un risultato positivo di tutti noi, perché vuol dire appunto che il nostro bilancio aveva delle risorse accantonate che hanno permesso appunto di poter, in un momento di crisi, essere tirate fuori e essere messe in gioco proprio su una sfida di questo tipo. Come si ricordano alcuni consiglieri, quando avevo anticipato questa manovra, l'obiettivo era utilizzare questi 10 milioni di euro per una politica a favore dell'economia circolare, perché erano soldi finalizzati ovviamente sempre al tema TARI. Purtroppo
non abbiamo potuto sviluppare questa politica di sviluppo dell'economia circolare, ma siamo dovuti intervenire invece in una politica di sostegno, chiamiamolo così, alle imprese e comunque sicuramente di politica di equità. Terzo elemento, che rappresenta l'elemento di originalità, che questo accantonamento non è il frutto della lotta all'evasione e di un lavoro certosino di elaborazione di un modello di riscossione il più preciso possibile. E questo è importante da evidenziare perché nel momento in cui tutti stanno ragionando sul nuovo modello di politiche di sviluppo industriale, eccetera, come Comune di Bologna, quello che noi vogliamo sottolineare è che la prima politica industriale di un paese, quella che libera risorse per lo sviluppo, come in questo caso, perché sono risorse fresche che restano appunto a disposizione degli imprenditori, una manovra da oltre 10 milioni di euro, la prima politica industriale è la politica della legalità. Io mi fermerei qua, Presidente. Benissimo, grazie mille Assessore Conte. E a questo punto passo subito la parola al dottor Mauro Cammarata. Prego, dottor Cammarata, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Ok? Perfettamente, la sentiamo Bene, benissimo, bene, prego. ok. Sì, adesso già l'assessore ha detto diverse cose, ci tengo a puntualizzare alcuni passaggi, nel senso tutte le modifiche praticamente sono degli adeguamenti alla legge di bilancio, nel senso la legge di bilancio praticamente ha costruito una nuova IMU superando la vecchia IUC, se vi ricordate, il tributo unico comunale, perciò la IUC non c'è più e pertanto abbiamo dovuto adeguare più che altro dal punto di vista formale tutti i regolamenti della Tari, delle entrate e anche dell'IMU, chiamandola di fatto nuova IMU. Nella sostanza, per questi tributi non cambia assolutamente nulla, però nel senso tutto rimane invariato e sulle entrate invece abbiamo semplici adeguamenti alla normativa di legge per tenere il regolamento delle entrate allineato alla norma, cioè è intervenuto l'accertamento esecutivo, sono intervenuti i limiti ai debiti delle spese, sono intervenute diverse modifiche per legge, pertanto non sono modifiche sostanziali, ma praticamente solo ed esclusivamente modifiche formali. L'unico regolamento che in effetti contiene modifiche sostanziali è quello della Tari. Sugli sconti, ha già detto l'assessore, sulle tre fasce di sconto verranno attribuite d'ufficio, poi è chiaro se qualcuno riterrà di aver diritto allo sconto e non gli è stato attribuito, si dovrà presentare facendo la richiesta. Ci tengo a sottolineare che lo sconto viene riconosciuto ovviamente solo per l'anno 2020 e soprattutto solo a coloro che sono in regola con le dichiarazioni della Tari, cioè nel senso, ovviamente essendo un'agevolazione non viene riconosciuto se uno oggi sta evadendo e soprattutto quando verrà individuato come evasore non gli verrà riconosciuto lo sconto. Pertanto è anche un invito se qualcuno oggi non è in regola a mettersi in regola più presto. Questo per quanto riguarda l'agevolazione. Contestualmente con questa delibera facciamo un'altra operazione molto importante, nel senso puntiamo la scadenza del 2020 della Tari a una scadenza unica al 2 dicembre. 2 dicembre so che può sembrare una data strana, ma purtroppo fa seguito anche qui a una normativa molto strana, una normativa che dice che se le rate sono precedenti al 1º dicembre, si dovrebbe pagare con le stesse regole del 2019, visto che noi introduciamo una serie di modifiche per riuscire a superare questo vincolo normativo ingiustificato, ma posto dalla normativa nazionale, abbiamo portato la scadenza al 2 dicembre, così possiamo già dal 2020 applicare le modifiche che stiamo apportando in questo regolamento, che sono tra l'altro tutte agevolative. Un'altra agevolazione particolarmente significativa, perciò tutte queste agevolazioni sono quelle connesse al coronavirus. Poi abbiamo un'agevolazione, come dicevo, particolarmente significativa per il terzo settore. In particolare le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche. Nel senso, la tariffa oggi è determinata per tutti in base alla destinazione d'uso del locale, non tiene mai conto della ragione sociale del soggetto.
in questa fattispecie solo per queste tre categorie, dal 2020 si terrà conto della natura soggettiva e non della destinazione d'uso. Pertanto, se, tanto per fare un esempio, così ci capiamo, se l'APS gestisce solo per i soci, ovviamente, della stazione, un bar, non pagherà più la tariffa bar come era prima, ma pagherà sempre comunque la tariffa associazione. Questo è motivato sostanzialmente da due ragioni. Uno, che sono soggetti ampiamente agevolati già a livello nazionale, visto che in genere non pagano imposte erariali, ne pagano o sono ampiamente agevolati, ed inoltre perché la normativa prevede che comunque le attività accessorie che le associazioni svolgono nei confronti dei soci siano da considerarsi a tutti gli effetti finalizzati al sostentamento dell'attività principale di associazioni. E pertanto abbiamo ritenuto opportuno apportare modifiche di questo genere in deroga alla normativa che ne prevede una tariffa in base alla destinazione d'uso. Un'altra piccola agevolazione è quella che riguarda la tassa rifiuti giornaliera, nel senso noi abbiamo già provveduto ad esentare da COSAP coloro che non hanno occupato il suolo pubblico nel periodo di coronavirus. Con questa norma andiamo ad esentare anche dalla TARIG, perché sapete che la tassa di rifiuti giornaliera è praticamente. Segue la COSAP, cioè quando è dovuto a COSAP è dovuto a TARIG. A questo punto avevamo già esentato da COSAP, con questo provvedimento esentiamo anche da TARIG. Altre cose direi significative sulla scontistica. Adesso l'assessore qualcosa ha detto, dopo ci sono domande, sono qui. La delibera comunque mi sembra abbastanza chiara, cioè è una ripartizione abbastanza complicata fra coloro che pagano l'intero, coloro che pagano i 25, coloro che pagano i 40 e il 50, perciò è abbastanza complessa la ripartizione, però mi sembra, cioè guardando l'allegato a me sembra abbastanza chiara, ma se sono, cioè, non starei a raccontare l'allegato perché è molto, come vedete, molto corposo e ampio. E, se ci sono domande, comunque sono qui. L'unica cosa particolare, forse rispetto a queste agevolazioni, da dire è che sulle industrie abbiamo ritenuto di fare una norma DOC, perché era particolarmente complicato capire le industrie che hanno lavorato e quelle che non hanno lavorato, perché abbiamo provato quel codice Ateco, ma era estremamente complicato l'utilizzo del codice Ateco, perché non sempre, tra l'altro, affidabile. E pertanto solo per le industrie abbiamo previsto una modalità, un'agevolazione su richiesta del 25%, previa richiesta da presentare entro il 10 luglio di quest'anno, in modo tale che quando andiamo a fare la bollettazione per dicembre, bolletta che avrà inviata ovviamente a novembre, terremo già conto della richiesta di agevolazione del 25%. Direi che è l'unica categoria per cui abbiamo previsto una richiesta specifica, perché era troppo complicata da gestire a tavolino. Io non avrei altro, ci sono domande, sono qui. Bene, perfetto, grazie dottor Cammarate. A questo punto io ripasserei un attimo la parola all'assessore Conte che ha chiesto di intervenire, poi dopo apriamo il dibattito, quindi vedo già registrato il consigliere Sassone. Quindi prima parola all'assessore Conte. Prego, assessore. Grazie Presidente, era per sottolineare ulteriori due aspetti effettivamente che avevo un attimo trascurato, su cui comunque ovviamente si è soffermato il dottor Cammarata, che ringrazio tantissimo lui e gli uffici a proposito, perché costruire questo modello di calcolo e di valutazione per riuscire a stare dentro il perimetro delle scontistiche che il nostro bilancio ci permetteva, ci autorizzava a fare, non è stato un lavoro facile. Però avere un buon sistema informativo alle spalle, avere tutte le informazioni necessarie, ci ha permesso effettivamente di avere un buon tavolo di confronto con il mondo, con l'associazione di categoria. Questo lo sottolineo proprio perché dal punto di vista del metodo, perché se no sembra come sempre che arrivi una norma, arrivi dall'alto. In verità questa, come viene spesso chiesto in sede di consiglio, è stata costruita con le rappresentanze appunto delle associazioni attive sul territorio, a livello di attività commerciali e imprenditoriali, industriali, eccetera. E quindi per noi è stato veramente importante come modalità di lavoro. Quindi ringrazio veramente Camerata, la dottoressa Ammirati e tutti gli uffici che anche in questa fase di crisi sono comunque riusciti a fornire tutte le informazioni con grande velocità. Soprattutto questo è da sottolineare.
Secondo aspetto che volevo evidenziare è ovviamente questo tema del terzo settore, nel senso che mentre lo sconto che abbiamo visto per il mondo, per i milioni che abbiamo raccontato con le sue tre fasce, è un una tantum relativo al 2020, perché ci permette appunto di mettiamo in gioco questo accantonamento di risorse che avevamo a disposizione. Quello invece della Tari per il terzo settore, per il mondo del volontariato del terzo settore, rappresenta in verità una scelta strutturale. Abbiamo visto tutti come è stato importante il mondo del terzo settore, come dico sempre noiosamente, il mondo del capitale sociale è stato un asset strategico in questa fase di crisi, l'abbiamo sempre sostenuta ed è con questa piccola riforma lo sosteniamo ulteriormente, non con una tantum, ma in modo strutturale. Ed è un primo passo proprio, un ulteriore passo, diciamo, all'interno delle politiche complessive che il Comune di Bologna sta facendo per quanto riguarda il mondo del terzo settore e di sostegno proprio di quello che è il capitale sociale, cioè la fiducia, la responsabilità dei nostri cittadini, quel civismo che rende Bologna così, così forte. Infine volevo sottolineare questo aspetto. Quando noi parliamo di sconti del 25, 40, 50%, ovviamente sono tutte classificazioni che, come ho detto più volte nella mia relazione, sono stati oggetto di discussione, di confronto e alla fine eravamo partiti da una fascia unica possibile, idealmente, che non è mai stata veramente presa in considerazione, ovvero diamo uno sconto a tutti, che non è mai stata realmente presa in considerazione perché non tutti hanno bisogno di un aiuto e non tutti sono stati chiusi durante la fase di crisi e quindi se noi mettevamo in gioco i 10 milioni di euro sui 45 milioni di euro complessivi, 40-45 milioni di euro complessivi, ci trovavamo ad avere una scontistica, diciamo, uniforme del 25%. In questo caso invece ne abbiamo deciso di mettere in gioco una riflessione più accorta, ecco, e più attenta, considerando che comunque anche il 25%, che è la fascia più bassa, è tale da garantire comunque il rispetto di quel principio di equità, ovvero riconoscere che chi non ha prodotto in quel periodo di crisi, i rifiuti, in effetti non debba pagare la Tari di competenza di quei mesi, perché il 25% è sostanzialmente la copertura del 50% della variabile complessiva dei costi complessivi e quindi oltre praticamente 6 mesi idealmente di sconto della Tari e quindi va incontro proprio alla fase di chiusura e di ripresa. Questo per noi è molto importante, per me è molto importante sottolinearlo come aspetto per ancorare anche per evidenziare proprio il rispetto anche delle fasce più basse del principio di equità e quindi di riconoscere che chi non ha prodotto rifiuti non debba pagare in quel momento. Ovviamente abbiamo raccontato il tema dello sconto alle imprese e attività commerciali e dello sconto al mondo del terzo settore del volontariato, c'è cioè un terzo sconto ovviamente che rimane, che non descriviamo e non raccontiamo oggi, ma devo però metterlo sul piatto della discussione perché completa una politica, ovvero lo sconto alle famiglie. Noi nel costruire il preventivo che avete approvato in consiglio a fine anno avevamo previsto lo sconto del 10, 20, 30% per le famiglie con uno, due, tre figli. Quindi con questa operazione qui di oggi andiamo a completare lo schema di Tari come leva appunto a sostegno da un lato delle famiglie, come avevamo fatto col preventivo, poi col mondo delle imprese e col mondo del terzo settore, completando quindi una politica legata appunto alla gestione della Tari, che a questo punto si delinea in un modo abbastanza chiaro e adeguato a questi giorni di crisi. Grazie Presidente. Grazie mille a lei, Assessore Conte, per la chiara spiegazione. A questo punto apriamo il dibattito, quindi ho già registrato il consigliere Sassone, al quale passo la parola. Se ci dovessero essere altri consiglieri, prego, registratevi. Prego, consigliere Sassone, a lei la parola. Buongiorno. Grazie Presidente, buongiorno a lei e buongiorno al dottor Cammarata e all'assessore Conte. Chiedo un'informazione, ma va in consiglio oggi o la settimana prossima? Queste cinque delibere, volevo innanzitutto sapere e capire,
Se è previsto che vengano trattate in consiglio oggi oppure la settimana prossima, se mi si può dare contezza di questa cosa, Presidente, chiedo all'assessore. Poi dopo intervengo sulla delibera. Allora, passo la parola, all'assessore Conte. Prego, assessore. Allora, intanto passo un attimo la parola al consigliere Piazza. Prego, consigliere Piazza. Ma volevo finire l'intervento a questo punto, se posso. Allora, prego, intanto termini Era una l'intervento. Prego. domanda, perché poi in funzione della risposta che ricevevo sul 5 di libero avrei completato, magari lo completo successivamente. Allora, ho visto ovviamente ben venga quelle che sono le riduzioni previste, poi magari possiamo entrare nello specifico di alcune, volevo chiedere chiarimenti perché alcune è stato applicato il 40 piuttosto che il 50. Anche se ho ben compreso la motivazione che ha addotto il dottor l'assessore Conte, è giustissimo che non si dovesse fare una valutazione generale perché sono attività commerciali che hanno subito determinati tipi di danni, quindi vanno maggiormente tutelati anche in un'ottica di scontistica, altri che invece magari hanno subito, non hanno subito, hanno subito danni minori, è legittimo che abbiano una scontistica in relazione alla presunzione del danno che hanno patito a causa del lockdown. Detto questo, ha detto bene il dottor Camarata che la delibera è molto ampia e complessa da un certo punto di vista, è arrivata anche poi qualche giorno fa, ne sono arrivate 5, quindi anche quello volevo capire se, perché io spero e confido che non debbano andare nel consiglio di oggi, ma ci sia il tempo di analizzarle bene, che vadano nel consiglio la settimana prossima, anche perché a mio modo di vedere, mi rifaccio a quello che dicevo sulle valutazioni, sul regolamento delle rateizzazioni. Una volta che mettiamo mano al regolamento, potrebbe essere un'occasione buona per valutarli, cercare di adeguarli tutti rispetto alla situazione contingente. Perché, come ha detto il dottor Cammarata, spesso e volentieri queste sono di fatto in tutti i cinque regolamenti che sono qui, tutti i regolamenti, le delibere che sono previste, aggiornamenti dovuti alla finanziaria, però dalla finanziaria ad oggi è successo qualcosa di importante e a mio modo di vedere possiamo anche intervenire per rendere più adeguate le esigenze attuali, così come abbiamo fatto per quanto riguarda il regolamento sulle rateizzazioni. Chiedevo solamente un chiarimento a questo punto per quanto riguarda la valutazione del come mai si è applicata una scontistica del 40%, cioè che valutazione è alla base, sulla scontistica del 40% in relazione alle attività artigianali tipo biboteche, parrucchiere, barbiere ed estetista, che hanno, a mio modo di vedere, invece subito sono tra le prime che hanno subito la chiusura e sono tra le ultime che sono ripartite, che hanno oltretutto, insieme anche ai ristoranti, però delle norme, come dire, di gestione particolarmente ligie e che comportano anche dei costi molto per l'attività molto, molto elevati. Quindi volevo comprendere perché su questa tipologia, su questa fascia di attività commerciale, si è applicata la scontistica solo del 40%, che sicuramente non è poco, per l'amor del cielo, però invece di applicare quella massima che era stata valutata intorno al 40%. Io ho fatto riferimento solo a questo, poi posso comprendere che scegliere un'attività piuttosto che un'altra per molti potrebbe essere fare la differenza tra il giorno e la notte, però mi è balzato agli occhi questo tipo di valutazione e volevo capire che cosa comporta. E, leggendo anche poi un chiarimento, volevo capire dal dottor Camarata, da questo punto di vista, se l'amministrazione usa di fatto degli accantonamenti che ha fatto propri per quanto riguarda questi anni, come ha detto giustamente, come ha fatto rilevare l'assessore Conte, alla lotta all'evasione fiscale di questi 10 milioni rotti di euro che mettiamo tutti sull'agevolazione della TARE e dell'attività commerciale. Vedo che lei parla, cioè nella delibera si parla di una scontistica dovuta ai sensi dell'articolo 660 della legge 147 del 2013. Andando a leggere l'articolato, vedo che comunque c'è la possibilità, se ho capito bene, perché sono norme molto tecniche, dottore, quindi se dico un'inesattezza le sarei grato che mi potesse correggere, sono norme molto tecniche, comunque prevedeva la possibilità di fare anche scontistica attraverso coperture proprie del comune, quindi non con avanzi o accantonamenti, ma con proprie spese dirette del comune, se non ho ben capito male.
fino a un massimo del 7% del costo complessivo del servizio. Quindi volevo capire se vi era questa possibilità, se questa possibilità è stata del tutto sottratta con questo investimento agevolazione di 10 milioni di euro, se sono cose diverse o bene o male se invece è la stessa identica cosa. Vi chiedo un chiarimento poi sull'articolo 16 bis che è stato rimodificato sui cittadini che vivono all'estero. Onestamente non l'ho capito le modifiche, se me le può spiegare su, da come l'ho capita io e sui pensionati che vivono all'estero. Poi un'altra riduzione del 50%, volevo chiedere un chiarimento. La numero 21 nella delibera indicata con numero 21, banchi di mercato di generi alimentari che hanno subito provvedimenti di sospensione delle attività. Ecco, volevo un attimo comprendere come viene applicata la scontistica. Io ho immaginato nella mia mente che si trattasse per me, ad esempio, dei mercati rionali che ad un certo punto sono stati chiusi per un determinato periodo. Volevo capire se è applicata, se è riferita a questo tipo di categorie, perché per un po' sono stati aperti, per un po' sono stati chiusi. Volevo capire se è riferito a loro e se comunque è generalizzato o solo sul periodo che sono stati chiusi. Quindi questo volevo comprendere sull'agevolazione così come è stata fatta. Poi adesso, come adesso, su questa delibera, i chiarimenti li ho finiti, ecco, ho ben compreso e mi è piaciuta quell'ultima considerazione. Mi è piaciuta, ho capito la considerazione che ha fatto l'assessore Conte per quanto riguarda la scontistica delle famiglie. Domanda che avrei voluto porre, perché in questa delibera ovviamente noi parliamo di una scontistica alle attività commerciali, ma nulla si viene riferito in relazione alle famiglie. Ovviamente l'assessore Conte, che è persona scafata, ha anticipato un'eccezione che si poteva muovere dicendo: ma delle famiglie ce ne siamo occupate nel regolamento approvato insieme allegato al bilancio, abbiamo previsto delle scontistiche. Benissimo, mi permetto di dire all'assessore, con un po' di malizia, che però, come ho detto anche per quanto riguarda i regolamenti generali, che potrebbero essere oggetto di una modifica un po' più articolata per renderli funzionali alle nuove esigenze che sono venute a creare a seguito dell'emergenza Covid, che magari si poteva valutare di fare uno sforzo in più e maggiore anche rispetto alle tematiche delle famiglie, che sì, prevedeva una scontistica, però pensata in un momento storico in cui le situazioni economiche erano diverse. Sappiamo perfettamente che la crisi economica ha coinvolto le aziende, ma conseguentemente coinvolge anche le famiglie, perché se un'azienda comunque rimane chiusa e non ha introiti, ha messo in cassa integrazione, se va bene, e magari molti non l'hanno ancora presa, o ha licenziato, e questo poi si riverbera anche sulle famiglie. Quindi direi che aver compiuto quel passo nei confronti delle famiglie con le modifiche del dicembre del 2019, a mio modo di vedere, non è detto che sia sufficiente, anzi direi assolutamente di no. Per il momento su questo delibero ho finito, grazie Presidente. Grazie, grazie a lei, consigliere Sassone. Ho verificato, le delibere andranno in consiglio lunedì prossimo. E a questo punto passo la parola al consigliere Piazza. Prego, consigliere, buongiorno. Buongiorno anche a voi e grazie Presidente. Allora, qualche domanda abbastanza rapida, volevo dire qualcosa anch'io sulle famiglie, ma il consigliere Sassone lo ha già detto perfettamente, pertanto posso saltare quella parte, se non appunto riprendendo e condividendo il tema che anche le famiglie in questo periodo sicuramente non se la passano bene, ma ha già detto il consigliere Sassone. Quindi volevo chiedere alcune cose. Allora, la prima è se, visto che parliamo di IMU, di Tari, di entrate, eccetera, in generale, mi fate un riepilogo su una categoria specifica su cui ho sentito parlare, su cui ho perso un po', diciamo, il filo, che è quella degli ambulanti. Vorrei capire se mi riepilogate esattamente le scontistiche che cadono su questa categoria. Sicuramente la COSAP, poi che cos'altro possono, anche per una categoria appunto che è stata particolarmente colpita dal lockdown. Poi altra domanda specifica sull'allegato A della modifica del regolamento Tari, quello comparato, quindi l'allegato A. Nell'allegato A, all'articolo 22, la versione modificata introduce un articolo 2 ter che dice: a decorrere dall'attualità 2020, le scadenze del versamento sono fissate per il 16 maggio e il 2 dicembre. E poi il dottor Cammarata ha già anticipato che sarà solo il 2 dicembre, infatti poi c'è il 3 quater
che dice per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate, 16 maggio e 30 settembre, e un'unica soluzione il 2 dicembre. Ecco, secondo me mi sembra ci sia un refuso perché parla di 16 maggio e 30 settembre nel 3 quarter e parla di 16 maggio e 2 dicembre nel 2 ter. Secondo me dovrebbe essere, c'è qualcosa che non torna, cioè questo 30 settembre non lo so, non mi torna, secondo me c'è qualcosa che non va. Però magari mi spiegate voi, ecco, a me sembra un refuso, però può darsi che mi sfugga qualcosa. Comunque, qui il 3-4 specifica chiaramente che si pagherà tutti, quindi domestici, non domestici, quest'anno il 16 maggio non si paga nulla e si pagherà il 2 dicembre per i motivi che ha spiegato il dottor Cammarata della legge nazionale. Quindi la terza domanda, a questo punto la seconda era chiarimenti su questa cosa che non mi torna a questa data del 30 settembre. La terza domanda è quindi se per il resto funzionerà tutto uguale come gli altri anni, cioè quindi arriverà via email a chi ne ha fatto richiesta appunto il calcolo precompilato e quando arriverà, insomma, ecco questa cosa, ma diciamo, i contribuenti bolognesi si sono un po' abituati a ricevere su email la Tari e appunto adesso bisogna informare che quest'anno si paga più avanti e che arriverà quindi se ci dite più o meno quando il calcolo precompilato. Altra domanda è, non ho seguito, ammetto, il dibattito nazionale moltissimo, cioè ho cercato di seguirlo ma non ho trovato nulla, ma forse mi è sfuggito, sulle date di pagamento dell'IMU. A me sembra, ma evidentemente forse sbaglio, che la prima rata sia confermata per il 16 giugno, la prima rata dell'IMU, quindi se queste delibere vanno in consiglio la settimana prossima, cioè, ci sono, o se si paga veramente il 16 giugno la scadenza per l'IMU, mi sembra che ci siano dei tempi un po' stretti. È vero che non cambia assolutamente nulla, come diceva il dottor Cammarata, però diciamo, tutti i CAF e tutti i commercialisti chiaramente attendono l'ufficialità della delibera. E quindi se la scadenza è il 16 giugno, dare le tariffe e le aliquote, dare le tariffe e le aliquote a un giorno dalla scadenza mi sembra un po' corta. Non vorrei essermi perso un posticipo, ma per l'IMU non l'avevo visto. Quindi chiedo appunto in questo caso come funzionano le scadenze dell'IMU della prima rata. Dice il dottor Cammarata non è cambiato niente, qui vado sulla prossima domanda. Mi risulta che il calcolo della prima rata dell'IMU sia, c'è stato un grande dibattito nazionale su questo, sia cambiato nel senso che praticamente siamo ancora, si paga la metà di quello dell'anno scorso invece che il presunto dell'anno in corso. Quindi, questo chiedo se avrà un impatto sul nostro bilancio. Ultima cosa, chiedo se non è cambiato nulla anche a livello nazionale, cioè sull'IMU, nel senso che noi vedo che abbiamo confermato tutte le tariffe, c'era una scontistica del 25% nazionale che si aggiungeva alla scontistica comunale sulle abitazioni a canone concordato, non so se questa sia stata confermata, non so se lo sapete, immagino di sì, se magari potete dare questa informazione. Direi di avervi chiesto tutto. Avevo queste domande un po' puntuali. Grazie, ho terminato. Grazie a lei, consigliere Piazza. Parola alla consigliera Angiulli. Prego, consigliera, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, grazie per la parola e grazie all'assessore, grazie al dottor Cammarata per il lavoro che hanno svolto, che mi sembra un lavoro ottimo perché va incontro rapidamente alle esigenze delle imprese che sono state colpite dall'emergenza coronavirus. E poi anche nei contenuti, come diceva l'assessore, è stato fatto un lavoro credo molto buono anche in collaborazione con le associazioni di categoria, quindi di questo li ringrazio perché si vede proprio, insomma, c'è stata la capacità di accogliere e di lavorare con competenza sul settore, come sempre devo dire, perché c'è tanta competenza in questo settore. E ho delle domande, in particolare
per quanto riguarda il settore alimentare, mi scuso perché mi sono collegata leggermente in ritardo, quindi qualcosa potrei averla persa all'inizio della commissione. Faccio riferimento a quelle botteghe artigianali del settore alimentare, tipo pizzeria al taglio, pasta fresca, eccetera. Sono diverse le tipologie che io non vedo previste in maniera, diciamo, nell'elenco tassativo, quindi dove ricadono esattamente? Io ritengo che debbano essere ovviamente assoggettate al 50% di sconto come le altre che sono state sospese, perché queste sono state sospese al pari degli esercizi di somministrazione. E qui mi pare, faccio una domanda, che non si debba fare domanda, ma rientrano tra quelle tipologie che riceveranno il bollettino già automaticamente decurtato della percentuale di sconto? Domanda. Seconda domanda, il settore edilizio dove ricade esattamente? Parliamo comunque di tutte quelle piccole opere, anche di manutenzione, di diciamo quelle non di manutenzione, scusate, edilizie proprio di che sono state sospese anche lì. Quindi anche qui non lo trovo esattamente, forse ho scorso molto velocemente gli allegati alla delibera, e appunto se c'è qual è la percentuale di sconto, e anche qui come si fa domanda? Qui si fa domanda o riceveranno anche loro la scontistica già applicata sul bollettino? In caso si dovesse fare la domanda, rientra nella domanda da farsi entro il 10 di luglio, come diceva il dottor Cammarata? E ultima questione riguarda il settore dei servizi alla persona, di cura alla persona, tipo estetiste e parrucchieri, è stato ripreso anche dal consigliere Sassone. In effetti anche qui io avrei ipotizzato una scontistica del 50%, quindi insomma la rimetto alla valutazione poi dell'assessore Conte. Grazie mille. Grazie a lei, consigliere Ranzulli. Allora, domanda del consigliere Sassone, l'IMU l'abbiamo già trattata. Comunque, se ha domande da fare, prego le faccia, che così poi l'assessore e il dottor Cammarata le danno risposta. Prego, consigliere Sassone. No, oddio, grazie Presidente. No, anche perché sulla delibera di fatto c'è l'IMU, c'è il 32, la 33 e la 34. Poiché sono dei regolamenti, cioè io dico onestamente, ho tantissime domande, quantomeno sul regolamento IMU, visto che ci mettiamo mano, mettiamocelo decentemente. Allora, innanzitutto convengo con quanto ha detto il collega Piazza sulla scadenza. Io cioè, a sto punto l'affronto, però può essere anche un intervento, per me dovevano essere trattate separatamente, Presidente, da quello avevo capito. Se è stato fatto una generale va benissimo, però sul regolamento IMU, a mio modo di vedere, che approvazione delle modifiche sul regolamento, c'è tanta roba, ci sono tante modifiche e va un attimo valutato punto per punto, me ne sono preso e mi scusi se intervengo, abbiamo fatto una trattazione congiunta, quindi se ha delle domande sì, ovviamente non avevo ovviamente capito che era stata fatta una trattazione congiunta. Sì, è una trattazione congiunta. Perfetto, prego, però mi sembra che ne avesse parlato il dottor Cammarata approfonditamente sulle specifiche. Allora andiamo per ordine, armatevi tanta pazienza perché ce ne sono. Allora, innanzitutto, da quello che vedo, le aliquote, faccio riferimento alla 33, di fatto le aliquote, se ho ben capito, andando a vedere anche quello che sono attualmente, non è che cambino di molto. Noto però una cosa che personalmente mi dispiace, non capisco, ovvero viene fissata l'aliquota dello 0,25% relativamente ai fabbricati costruiti e destinati alle imprese costruttrici alla vendita, finché permanga tale destinazione non siano in ogni caso stati locati. Sappiamo perfettamente che questa crisi, dovuta anche al Covid, inciderà molto sulle attività anche delle imprese costruttrici, che molto probabilmente purtroppo si troveranno con immobili costruiti che non riusciranno a vendere. La norma generale, la delibera, la legge finanziaria dà questa possibilità di alzarla allo 0,25% massimo, oltretutto, ma il Comune di Bologna quando può lo fa sempre al massimo, come possibilità, non lo mette come obbligo, tant'è che nel 2022 non c'è più questa possibilità. Io voglio capire per quale motivo il Comune di Bologna fissa questa aliquota dello 0,25, che non è obbligata a fare, perché potrebbe anche azzerarla, cosa che
la legge finanziaria prevede che dal 2022 sarà così. Quindi volevo capire per quale motivo in questa situazione l'amministrazione comunale non ha ritenuto di applicare, ha ritenuto anzi di applicare l'aliquota dello 0,25, che ribadisco, l'articolo 751 della legge finanziaria prevede che sia tolta, ok? Cioè che sia decisione del comune di scegliere se adottarla, di fatto applicarla oppure no. Per quanto riguarda le aliquote che invece qui vedo sono di fatto la conferma, ma ho fatto il confronto perché non c'è il comparato, sono identiche rispetto a quelle dello scorso anno, quindi volevo capire se è previsto un minor gettito in relazione alle modifiche così come sono state apportate o le delibere che andiamo a approvare. Poi andiamo allora a questo punto sulla delibera 34. Faccio riferimento all'allegato A. Faccio un po' le domande un po' più tranquille. Articolo 6, modifica l'articolo 19. Mi spiega l'amministrazione perché io non ho trovato riferimento nella finanziaria, ma il dottor Camarata sarà attento. Perfezionamento della definizione. Quando al comma 3 dice è ammesso a richiesta di contribuente il pagamento in forma rateale, entro un po' nello specifico, nel senso c'è un accordo tra amministrazione e comune. Tra il contribuente e il comune sul pagamento di un'imposta c'era stata una sorta di contenzioso. Precedentemente veniva fissato il limite per la rateizzazione a 2.582 euro, questa volta invece noi lo fissiamo a 5.000 euro, ovviamente nel rispetto, nei termini e nelle procedure derivanti dal regolamento comunale delle rateizzazioni che noi abbiamo visto, quando abbiamo messo che si può, per esempio, sopra i 6.000 euro si può arrivare a una rateizzazione fino a 30 serate. Volevo capire per quale motivo. C'è stato questo aumento da 2.582 a 5.000 euro nel rispetto. Andiamo poi a vedere le tabelle specifiche, articolo 7, modifiche dell'articolo 24, mancata allora, il punto G, imposta municipale unica, IMU di quell'articolo 1, vabbè, l'avete capito, le sanzioni, perfetto, che poi qua va collegata anche all'allegato B questa domanda. Io non capisco per quale motivo applicate al 100% la sanzione per la mancata, incompleta e infedele risposta al questionario o per la risposta tal diva. Il limite edittale della sanzione va da 100 a 500 per il primo caso, da 50 a 200 nel secondo caso. L'amministrazione adotta in questo caso specifico le sanzioni edittali più alto. Questo non. Pronto? Sì. No? Prego, prego, la sentiamo, consigliere, Perfetto. vada pure avanti. Bene, ecco, questa infatti è collegata poi all'articolo 23, quando si parla dei criteri per la determinazione della sanzione. Non capisco perché l'amministrazione ha scelto, e lo identifica come criterio, fare la metà tra il massimo e il minimo quanto riguarda in caso di violazioni formali, quando invece l'applicazione è la misura massima quando c'è una violazione che importa al contribuente un obbligo di collaborazione. Cioè, secondo me, tra l'evasione e questo, capisco che ci sia un obbligo che possa un po' aggravare la razza che è posta dall'amministrazione, possa aggravare l'attività amministrativa, però francamente non condivido questo tipo di valutazione fatta dall'amministrazione. Poi andiamo ancora avanti, articolo 17, modifica dell'articolo 37. Vedo, piccolino, piccolino, cos'è? Il comma 4, per dire. Quando parlate di fatto del saggio degli interessi, mettiamola così, noi nel regolamento delle rateizzazioni abbiamo tolto il saggio degli interessi applicato al 2%, ritenendo che comunque già c'è già previsto per quanto riguarda il calcolo degli interessi legali, e vedo che invece noi riproponiamo qui quella norma che abbiamo tolto all'interno del nostro regolamento sulle rateizzazioni, quando dice appunto B, interessi di mora da calcolarsi alla data di scadenza del pagamento dell'ingiunzione. Sulla data effettiva, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali. A mio modo di vedere, dobbiamo toglierlo. A mio modo di vedere, non va. Da una parte, sul regolamento della rateizzazione, noi lo teniamo, invece qua lo teniamo. Se va bene toglierlo da una parte, va bene toglierlo anche dall'altra. Poi, sempre qua, proseguendo, i 25 euro per la singola penalità di ritardo pagamento, di 25 euro per la singola ingiunzione. A mio modo di vedere è veramente tanto. Volevo un attimo comprendere questo calcolo, se è un calcolo stabilito dall'amministrazione oppure fa riferimento a una legge, a un richiamo della legge finanziaria. Ancora avanti, sempre su questo articolo molto corposo, ci sono tantissime
modifiche che vengono fatte al regolamento, che non sono solo a mio modo di vedere un richiamo legislativo, ma comunque si potrebbe migliorare questo regolamento se ci fosse stata la volontà di farlo, cioè, non che non ci sia, però secondo me si poteva fare un po' più articolato, sempre comunque l'articolo 17, quando dice gli atti di sollecito di quell'articolo 1 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata. A mio modo di vedere, per quanto riguarda l'amministrazione, devono essere in via privilegiata mandati con posta elettronica certificata i solleciti, perché poi al mancato pagamento del sollecito ci può essere una problematica di attivazione della procedura esecutiva, cioè il regolamento da questo punto di vista è molto corposo, e quindi trattare in maniera identica posta ordinaria email rispetto alla posta elettronica certificata, che invece è lo strumento principale, come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi dà anche certezza all'amministrazione che sia arrivata la comunicazione, beh, io direi che porrei come in maniera privilegiata l'invio della posta elettronica certificata e non invece una mera scelta che è in capo all'amministrazione. Anche qua l'interesse di mora subito dopo al 2%, interesse di mora più il 2%, non capisco per quale motivo. Altro aspetto, il testo modificato, l'articolo 18, quando fa riferimento alla somma di denaro relativamente al quale non si attiva la procedura esecutiva, non si fa la richiesta. Ci sono tre fasce di prezzo, 20, 30 e 50. A mio modo di vedere, io applicherei un'unica tariffazione, che è quella dei 50 euro, per dire tanto una volta che possiamo, che è quella limite per la quale si può attivare la procedura esecutiva, non ha senso attivare delle procedure precedentemente se non si può poi procedere alla fase esecutiva. Fissiamo come limite i 50 euro per iniziare la procedura, oppure se uno può valutare di ridurre quella procedura esecutiva, così una volta che iniziamo sappiamo che possiamo arrivare fino in fondo. Invece se io aspetto i 21 euro, poi posso fare la misura cautelare, però fino a quando con gli interessi e tutto quanto non arrivo a 50, non posso procedere esecutivamente, a mio modo di vedere non ha senso utilizzare tre fasce differenti per poter agire, quindi una per solo per partire, una per fare l'ingiunzione, una per fare le misure cautelari e un'altra invece per fare la procedura esecutiva. Allora, l'autotutela, articolo 10 del regolamento, dottor Camarata. Limite all'esercizio di potere di autotutela. Lei dice come ultimo punto che non si applica il principio dell'autotutela se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente, che secondo me è sbagliato. Anche perché l'articolo 11, al primo comma, che va in contraddizione con l'ultimo punto, dice il potere di annullamento in via di tutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso. E dice che non è necessario alcuna iniziativa, il comma 2, non è necessaria alcuna iniziativa del contribuente. Quindi noi diciamo al punto 10 che l'autotutela non può essere applicata se non c'è un'istanza da parte del contribuente, però al comma 11 noi diciamo che uno degli elementi per poter procedere alla tutela non è l'obbligo dell'iniziativa del contribuente. A mio modo di vedere l'articolo 11, l'articolo 10, l'ultima parte va eliminata. Non mi interessa se ci sia o meno l'atto di impulso e di iniziativa del contribuente. Se c'è un errore, l'amministrazione se ne avvede, può tranquillamente agire in autotutela. Io intravedo una contraddizione nei termini tra l'articolo 10 e l'articolo 11. Come anche l'articolo 16, procedimento di iniziativa del contribuente. Entriamo un po' nello specifico, dottore, chiedo scusa, per quanto riguarda il rapporto contribuente e il rapporto amministrazione, per quanto riguarda l'imposizione e l'accertamento delle sanzioni, quando dice che se il contribuente fa l'istanza per il procedimento di iniziativa d'ufficio, di fatto l'amministrazione può non concedere effetto sospensivo a questa richiesta nel computo dei termini per l'ingiunzione, se sarà riconosciuto all'istanza presentando, nessun effetto sospensivo, sarà riconosciuto alle istanze presentanza in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia contabile. Nel senso, se l'amministrazione ritiene che sia un'istanza dilatoria, non ti applico l'effetto sospensivo che invece viene riconosciuto normalmente. È che voglio capire se è una cosa che riconosce l'amministrazione. A mio modo di vedere, sono io amministrazione che decido di fatto se applicarti o meno su un presupposto che è soggettivo, cioè quello di valutare che o meno l'istanza che tu hai posto in essere sia adeguatamente motivata oppure no. Ecco, questi sono alcuni degli elementi che sicuramente poi faranno parte, oggetto, gli emendamenti che vorrò presentare
successivamente in vista della delibera, perché secondo me c'è la possibilità di agire e apportare dei correttivi a questa delibera che è sicuramente molto interessante. Adesso su quell'altra direi che la 54 non c'è nulla perché è solamente un formalismo e su queste due, ecco una cosa sull'IMU, ecco, perfetto, chiedo scusa. Sulla scadenza, perché ha detto giustamente il collega Piazza prima. Noi abbiamo fatto un'operazione alcune settimane fa, mi sembra con la COSAP, che abbiamo come amministrazione, con una delibera di giunta, ovviamente, posticipato di fatto la scadenza della COSAP, se non erro, dottor Camarata, sbaglio, al 30 di giugno. Ebbene, a mio modo di vedere, si potrebbe fare un'operazione analoga per quanto riguarda l'IMU, ovvero. Non dire che non c'è la scadenza del 16 di giugno, ma dire non saranno applicate sanzioni al contribuente, non verrà riconosciuto moroso nel caso in cui paghi il dovuto alla data del 2 di, al 2 di dicembre. Quindi, cosa vuol dire? Che chi può paga adesso, ma se uno non ce la fa, e molte persone, a mio modo di vedere, avranno difficoltà a pagare l'IMU. Visto che non sono previste scontistiche, soprattutto perché sono possessori di seconde case che hanno avuto problematiche, di fatto non hanno avuto reddito, sono crollati gli affitti, tutto quello che consegue, avranno molte difficoltà. Oltretutto, mi sembra, se non ho capito male, che sia una possibilità che lo Stato centrale ha dato anche alle autonomie locali, quindi agli enti locali, di posticipare nei fatti, anche se da un punto di vista normativo non è così, il pagamento. Ecco, volevo capire se l'amministrazione ha in animo di adottare questo tipo di provvedimento, che a mio modestissimo modo di vedere invece dovrebbe essere un provvedimento da adottare celermente, che toglierebbe anche poi il problema, come ha detto il collega Piazza, che se lo votiamo il 14, poi il 16 scadono, però di non considerare morosi coloro i quali pagano il dovuto all'interno della seconda rata. Poi di modo da valutare, da vedere, magari di applicare ulteriori valutazioni di scontistiche sull'IMO da qui fino a dicembre. Grazie, Presidente. Bene, grazie a lei, consigliere Sassone. Avevo registrato anche il consigliere Colombo. Prego parola al consigliere Colombo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno a tutte e tutti, grazie all'assessore e al dirigente per la presenza. È un pacchetto molto significativo di delibere, penso che bene facciamo a trattarle complessivamente all'interno di questa seduta di lunedì mattina che ci consente anche di avere tutto il tempo necessario per gli approfondimenti necessari e penso che facciamo bene anche diciamo a prevederne poi l'approvazione in una seduta di consiglio successiva. Io volevo concentrarmi essenzialmente su due aspetti, uno più di carattere generale e uno più specifico su cui avevo una domanda di natura direi prettamente tecnica. Riguardano entrambi il tema della Tari. Per quanto riguarda la scelta che la Giunta sottopone al Consiglio di scontistiche a valere sull'anno 2020 a seguito dell'emergenza da Covid, ovviamente mi sento di condividere l'idea che utilizziamo la leva tarifaria per cercare di dare una mano alle attività economiche che sono state più colpite dal lockdown e in generale dalle limitazioni derivanti dall'emergenza coronavirus. E penso sia, come dire, un approccio di priorità condivisibile. Nello stesso tempo, ma sono sicuro che su questo l'assessore, essendo stato il primo in passato a proporlo, sia particolarmente sensibile, ovviamente un po' mi dispiace che invece quel tesoretto frutto del recupero dell'evasione fiscale non possa essere impiegato in una logica di promozione dell'economia verde e circolare. Capisco che sono diciamo, due logiche, due ratios proprio diciamo, diverse, tipologie di attività più danneggiate dal Covid, attività che si impegnano a realizzare economia circolare con i rifiuti. Nello stesso tempo io credo da un punto di vista generale che noi dovremmo fare di tutto
in qualsiasi politica del comune post coronavirus per incentivare un'uscita da questa crisi sanitaria ed economica con più e non meno attenzione all'ambiente, cioè alla salute delle persone e del pianeta. Credo, l'ho già detto in altre occasioni, in altre commissioni, e mi ricordo di aver concluso proprio durante una seduta di Commissione Ambiente, spero che tutto quello che abbiamo ascoltato oggi ci serva non in questa commissione, ma in tutte le altre commissioni consiliari, perché il tema della sostenibilità ambientale deve essere trasversale. Appunto in quelle sedute presso l'ottava commissione presieduta dalla collega Leti sul tema del rapporto fra smog e fra inquinamento diciamo e Covid, diciamo che era emerso abbastanza chiaramente, pur nelle diverse diciamo ricerche ancora in corso, che quantomeno comunque l'inquinamento, l'esposizione per decenni ad alti tassi di inquinamento ha reso la popolazione, in particolare della nostra regione, del bacino padano, più vulnerabile alla pandemia, oltre ad ulteriori possibili effetti più diretti che ancora si stanno indagando sulla possibilità che lo smog non solo abbia indebolito per anni il sistema immunitario dei cittadini, rendendolo più attaccabile dalla pandemia, e questo è un dato già certo, cioè, tante di quelle cosiddette malattie pregresse che abbiamo sentito nominare, anche da parte di qualcuno per dire che non si moriva esattamente di Covid, ma con il Covid, tante di quelle malattie pregresse sono alla fine malattie respiratorie e cardiovascolari dipendenti dall'inquinamento. Dicevo, ma al di là di questo che è un dato già certo, sono in corso anche studi per capire se addirittura possa esserci qualcosa di più, cioè che lo smog in maniera diretta abbia rafforzato, accelerato gli effetti del Covid o addirittura abbia trasportato questo virus. Lo vedremo. Ma in ogni caso già abbiamo una base di partenza che ci dice, e questo lo sapevamo anche prima, ma adesso sappiamo che danni può fare in caso di pandemia, che l'inquinamento fa male. Quindi credo che tutto il tema della sostenibilità ambientale debba vederci in questa uscita dalla crisi sanitaria, in questo diciamo salvataggio dell'economia, impegnati di più e non di meno sull'ambiente. E in ogni settore dobbiamo fare la nostra parte, vale sull'urbanistica e il consumo di suolo, vale sulla mobilità, vale sull'energia, vale anche sui rifiuti. Quindi io credo che insomma anche in questo settore dobbiamo spingere sempre più nella direzione di dare ossigeno all'economia e nello stesso tempo orientarla verso criteri di forte sostenibilità ambientale, soprattutto quando parliamo di soldi pubblici, di risorse pubbliche che quindi orientano, cioè la scelta di come si utilizzano i soldi pubblici orienta i comportamenti sia economici che sociali, sia delle imprese che dei cittadini, quindi è molto importante come noi li destiniamo. Io non so se astrattamente sarebbe stato possibile combinare i due criteri, il criterio come dire del sostegno alle attività economiche più colpite e il criterio comunque del premiale della sostenibilità ambientale, probabilmente sarebbe venuto fuori un meccanismo tecnico molto complesso. Ecco, mi limito a ribadire queste due cose: pienamente d'accordo su sostenere le attività più in difficoltà, nello stesso tempo necessità che sempre più in questa fase 2 e poi 3 orientiamo le politiche anche economico-finanziarie pubbliche in favore dell'ambiente. Il secondo punto invece è molto più specifico, sempre riferito alla Tari. Volevo capire se diciamo nella elencazione che è stata fatta
delle tipologie di attività che potranno beneficiare delle varie fasce di scontistiche una tantum per il 2020, siccome ho sentito parlare di officine, di autofficine, autosaloni, eccetera, chiedevo, vista diciamo anche un po' la peculiare tipologia di attività e forse anche di classificazione, non essendo attività come dire, così diffuse come quelle automobilistiche, se dal punto di vista tecnico, proprio tecnico-amministrativo, sono incluse nelle officine, autosaloni, insomma quella categoria lì, anche le attività diciamo di velostazione, quindi di noleggio, parcheggio e riparazione e manutenzione delle biciclette, in quanto mi sembrano, come dire, come logica pienamente assimilabili a quelle automobilistiche, ma semplicemente riguardano un altro mezzo di trasporto. Siccome la mobilità complessivamente sappiamo che è crollata al meno 90% in media, gli spostamenti sono crollati in meno 90% e quindi ne hanno risentito tutte le attività economiche della filiera della mobilità, le quattro ruote a motore come le due ruote, penso che, come dire, sussistano tutti i presupposti per riconoscere queste agevolazioni senza differenze. Mi preoccupavo solo, ecco, di capire se dal punto di vista tecnico questo è stato considerato, visto, ribadisco, la particolarità della tipologia delle attività di riparazione, noleggio, vendita e parcheggio delle bici. Su questo, ecco, resto cortesemente in attesa di un riscontro. Grazie. Bene, grazie a lei consigliere Colombo. Non vedo altri consiglieri segnati, mi sembra che le domande che sono state fatte siano veramente numerose, quindi a questo punto passerei la parola prima all'assessore Conte e poi al dottor Cammarata. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie consiglieri per le domande che sono state fatte e le precisazioni che sono state richieste. È un tema tecnico, sono tematiche che fanno fatica a uscire sui giornali e quindi sono tematiche di cui sappiamo c'è poca visibilità mediatica, ma c'è molto interesse da parte dei cittadini e soprattutto sul fatto che dovrebbero essere sempre precise e attente, più adeguate possibili alle loro capacità e ai loro bisogni. Quindi veramente vi ringrazio per la cura che avete messo anche nella lettura dei documenti e del materiale che è arrivato la settimana scorsa come da prassi e che quindi vi ha di sicuro bloccato a casa questo fine settimana nelle loro letture e nel loro studio. Quindi veramente grazie, perché questo è la fatica dell'essere di fare politica e di essere consiglieri nella lettura, nello studio di documenti così complessi, a volte con tempi molto stretti, però come diceva anche Colombo c'è il tempo di respirare, abbiamo una settimana per potersi approfondire, rimango in attesa degli ormai tradizionali emendamenti di Sassone e quindi mi fa piacere comunque aprire il dibattito e discutere. Mi concentro su alcuni aspetti forse più di strategia complessiva e di politica che tecnici in questo mio primo intervento. Chiedo scusa un attimo. Secondo. Lascerei la parola a Mauro, riprendo dopo se è possibile. Assolutamente sì. Prego, dottor Cammarata, a lei la parola. Ok. Dunque, dovrete avere un po' di pazienza perché le domande sono tante, variegate e perciò adesso cerco di andarci dietro. Allora, magari io cerco di andare in ordine, poi dopo se dimentico qualcosa non è chiaro, magari mi direte, perché veramente prendere appunti e quant'altro, insomma, è stato un po', complicato. Vediamo di andare con ordine. Allora, no, prima cosa l'impostazione di quello che stiamo facendo, perché ho avuto l'impressione che non sia chiaro a tutti.
Tutte le delibere contengono, come vedete, due allegati. Un allegato con le modifiche alla normativa attuale, ed è ben evidenziato in grassetto, e un allegato invece col testo regolamentato consolidato con le modifiche. Okay? A conferma di quello che vi dicevo all'inizio, se voi guardate il testo con le modifiche evidenziate, le modifiche, tranne la TAVI, ribadisco, tranne la TAVI, le modifiche ai regolamenti sono veramente nella sostanza limitatissime, cioè queste sono tutte norme che noi, che il Consiglio Comunale ha visto, probabilmente ha sicuramente già visto, sicuramente già approvato, e probabilmente già, già a dicembre erano state, perciò non più di 6 mesi fa, erano state oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio Comunale. Pertanto non sono, cioè, non è una rivoluzione della normativa del Comune, tanto per essere chiari, è una semplice conferma del quadro normativo del Comune con adeguamenti sostanzialmente nella maggior parte formali. Questo deve essere chiarissimo. Sono tutte delibere che avevamo approvato, l'aliquote IMU e il regolamento IMU, prima dell'approvazione del bilancio avvenuta a dicembre 2019. Ci tengo a sottolinearlo, sennò sembra che stiamo rivoluzionando la normativa del Comune, mentre di fatto non cambia assolutamente nulla, perché anche le modifiche della legge di bilancio a cui ci stiamo adeguando sono della stragrande maggioranza molto spesso formali e poco sostanziali. Partiamo dalla, adesso io ci vado in ordine di domande, perché sennò vi sono solicito a ordinare, cioè in ordine cronologico, diciamo. Partiamo dalla TARI. Qual è la filosofia che ha ispirato la scontistica TARI? Bisogna capirla. Allora, innanzitutto bisogna che ve la spieghi, così magari ci si dà delle risposte da soli. Abbiamo innanzitutto pensato comunque alla produzione di rifiuti. Parliamo di TARI, perciò, pertanto comunque dobbiamo pensare alla produzione di rifiuti. E in seconda istanza abbiamo cercato di guardare avanti, essendo comunque un tributo annuale, e questo è, parliamo della TARI 2020, abbiamo cercato di pensare a come può essere la produzione di rifiuti, non solo di quello che è già successo, ma anche di quello che succederà da qui al 2020. Questo è stato un grosso sforzo, dando comunque per scontato che se uno produce meno rifiuti, probabilmente è perché avrà anche un maggiore impatto economico, perché vende meno, stiamo sempre a mondo attività economiche. Fatta questa premessa, forse è più leggibile il quadro delle scontistiche. Partiamo dai parrucchieri, che è la prima domanda ricevuta. Noi abbiamo ritenuto che i parrucchieri, finito il lockdown, riescano a ripartire meglio delle attività turistiche. Ecco, facciamo un esempio molto concreto. Hotel, ristoranti, bar continuano a soffrire moltissimo, ovviamente, è abbastanza evidente girando per la città. I parrucchieri sono sicuramente ripartiti meglio di queste attività. Questa è la logica per cui ci ho spinto a dire gli alberghi, ristoranti e bar al 50%, le parrucchiere al 40%. Comunque uno sconto estremamente significativo, non è, perché il 40%, come diceva l'assessore, è praticamente vicino all'esenzione, si considera comunque una quota fissa. E questa è la ragione del 40% sui parrucchieri, ma anche su altre categorie. Non so se posso aiutarvi a dare una risposta anche alle varie domande che vi siete dati, cioè, ma lo dice la delibera, cioè noi abbiamo cercato di guardare non a quello che è successo, ma cercare di capire come si evolverà da qui alla fine dell'anno questa situazione, e comunque come si è ripartiti. La delibera lo dice in modo chiaro: cerchiamo anche di calibrare lo sconto alla possibilità, alla capacità di ripartenza delle varie attività economiche, per un tema di equità, diciamo. Come viene finanziato questo sconto, che vale, sì, calibrato come oggi, vale circa 10,3 milioni di euro, e sono tutte risorse nella stragrande maggioranza che già abbiamo a bilancio. Sono 2,6 avanzo da anni precedenti più 7 milioni circa d'avanzo 19, perciò nel consuntivo noi avevamo avanzo TARI per circa 9,6 milioni. La parte residuale di scontistica sarà data invece non d'avanzo ma dalla competenza. Ovviamente facendo evasione si consolida più gettito di competenza, che ci consente di finanziare non solo i maggiori costi ma anche queste ulteriori agevolazioni. Pertanto le risorse che destiniamo a questa agevolazione sono tutte risorse vincolate a TARI. Non c'è un euro del bilancio, perché con risorse del bilancio poi abbiamo
come sapete abbiamo altre problematiche, altre cose da fare, altre esigenze a cui dare risposta, perciò il bilancio al di là delle risorse vincolate non ci mette un euro. Perché richiamiamo il 660? Richiamiamo il 660, il comma citato dal consigliere Sassone, perché anche un po' a tutela della delibera, nel senso una delibera molto complessa, non era facile fare questa operazione, noi abbiamo cercato di farla nel modo più equo possibile, devo ringraziare in effetti in confronto con le stazioni di categoria che è stato assolutamente proficuo e fruttuoso, però nulla è perfetto, tutto è migliorabile e pertanto il 6,60 ci dà comunque una mano perché ci consente comunque di dire che la scontistica data non è solo commisurata alla produzione di rifiuti ma è anche a uno scopo agevolativo. Questo per noi perché era fondamentale richiamare il 6,60? Perché quando abbiamo deciso di dare il 50% a certe strutture è chiaro che siamo finiti in una logica di agevolazione e non più di produzione di rifiuti su alcune fattispecie, perché come diceva l'assessore, un 50% praticamente è la quota fissa, e un po' di variabile bisogna fargliela pagare potenzialmente, perciò è chiaro che noi siamo andati al di là della commisurazione ai rifiuti e diamo anche una quota di agevolazione per andando a riconoscere attività che saranno particolarmente colpite da questa crisi. Questa è la ragione del 660. I pensionati all'estero, sui pensionati all'estero è successo questo, i pensionati, gli AIRE all'estero avevano una doppia agevolazione, una IMU e una TARI, comunque la delibera spiega molto bene i dettagli di questa cosa, e quella IMU è saltata, visto che l'agevolazione TARI era agganciata all'agevolazione IMU, abbiamo dovuto adeguare il regolamento non parlando più dell'agevolazione IMU ma solo di quella TARI perché quella IMU non c'è più. Perciò è una agevolazione prevista per legge su cui noi non possiamo fare, cioè è prevista, deviamo il regolamento andando a eliminare l'agevolazione IMU perché non c'è più. I banchi alimentari, di mercato alimentare, sì, il consigliere ha letto benissimo la norma, ha interpretato giustamente, cioè l'agevolazione del 50 spetta ai banchi di mercato alimentari che sono stati chiusi, cioè non so se ce ne sono stati di aperti. Se sono stati gli aperti ovviamente pagheranno normalmente, se invece sono stati chiusi hanno lo sconto del 50% come gli altri, come le altre attività chiuse. E perché sulle imprese e non sulle famiglie? E anche qui una risposta dovuta un po' alla logica, nel senso qui c'è molto il tema produzione di rifiuti. Cioè la famiglia, per noi utenza domestica e utenza non domestica, l'utenza domestica tendenzialmente non ha ridotto la produzione di rifiuti, anzi i dati ci dicono che tendenzialmente l'ha aumentata, perché non si va fuori a mangiare, non facciamo le pause pranzo fuori, le facciamo tutti in casa, siamo tutti in casa, perciò la tendenza è che l'utenza domestica ha prodotto persino più rifiuti, la non domestica invece ne ha prodotti di meno, cioè la non domestica che sta calando la produzione di rifiuti, ragione per cui una sconto all'utenza domestica per produzione di rifiuti sarebbe stato assolutamente ingiustificato. E gli ambulanti sì, prendono le agevolazioni come se sono alimentari o non alimentari, prendono gli ambulanti al di là che non pagano la cosa, ovviamente perché non pagano cosa per i mercati che non fanno, prendono anche l'agevolazione della TARIG. Dunque, il 30 settembre, allora, la domanda sul 30 settembre, pertanto sulle scadenze di pagamento TARI. Allora, succede questo, è bene chiarirlo perché in effetti se no non si capisce. Allora, noi ogni anno mandiamo di fatto due bollettazioni, una che noi chiamiamo principale, a cui scriviamo tutti i nostri contribuenti, con due rate, avevo una rata maggio e una rata novembre. Poi mandavamo una seconda bollettazione con le pratiche che andavamo a gestire durante l'anno successivamente, e mandavamo una seconda bollettazione, una con scadenza settembre e novembre. Quest'anno, visto il coronavirus, faremo una sola bollettazione, cioè non ci sarà più la bollettazione di settembre e novembre, faremo solo una bollettazione unica, perciò gestendo non solo le pratiche che abbiamo, ma tutte quelle che ci arriveranno anche in questi giorni, perciò faremo, come si dice, sì, una bollettazione unica,
a sto punto con una scadenza unica, cioè non c'è più la scadenza di settembre, non c'è più la scadenza di maggio, non c'è più a sto punto neanche la scadenza del 30 novembre, perché le abbiamo eliminate tutte, e portiamo tutto al 2 dicembre, unica scadenza. I bollettini arriveranno, sarà sempre uguale però, i bollettini, chi aveva la mail arriverà per mail, arriverà però tutto a novembre, l'obiettivo è di mandare i bollettini per novembre, per dare il solito, in genere li mandiamo un mese prima, perciò ai primi di novembre dovrebbero arrivare i bollettini, i bollettini. I bollettini saranno già scontati, come dicevo prima, nel senso l'obiettivo nostro è, non abbiamo usato i codici Ateco perché erano molto complicati, noi in banca dati abbiamo quello che si chiama codice utilizzo, praticamente è, non è tanto la tariffa, perché poi all'interno della tariffa ci sono soggetti che pagano e soggetti che non pagano, all'interno della tariffa abbiamo il codice utilizzo che va identificare, è più dettagliato rispetto alla tariffa, in base ai codici utilizzo che abbiamo in banca dati andremo a stabilire le percentuali, ad assegnare le percentuali di agevolazione, però ribadisco, se, come tutte le grandi operazioni, perché parliamo di circa 30.000 attività economiche a Bologna, perciò parliamo di 30.000 utenze non domestiche, perciò gli errori, qualche errore ci sarà sicuramente, se qualcuno ha dubbi sull'attribuzione fatta può sempre rivolgersi agli sportelli per la verifica, ma per il resto ribadisco, rimane tutto uguale. E qui la prima ondata di domande sulla Tari mi sembra di avere risposto. Poi, sull'IMU. Allora, sull'IMU il problema non esiste, nel senso, il consigliere Piazza mi sembra si sia fatto la domanda e si è dato anche la risposta, nel senso da un lato ha detto il regolamento arrivi in ritardo, è vero, però mi sembra che si paghi sul 50% dell'anno precedente, è esattamente così, cioè nel senso, al di là che questo regolamento non modifica nulla, ribadisco, perciò noi oggi, già oggi noi abbiamo aliquota approvata, non è che oggi non abbiamo aliquota approvata, abbiamo l'aliquota della vecchia IMU, che sono, è la nuova IMU in continuità con la vecchia IMU, quando vi dico che non cambia nulla, in ogni caso la normativa prevede che l'acconto del 2020 sia dovuto nella misura del 50% dell'anno precedente, perciò questo provvedimento comunque potenzialmente non incide sull'acconto, ragione per cui i CAF possono tranquillamente fare i conti, ma non c'è neanche bisogno di andare al CAF, se uno prende il totale dell'anno precedente, lo divide per due e si è già fatto l'acconto IMU. Allora, sull'invio, qui ho avuto diverse domande sull'invio. Facciamo un po' di chiarezza, non c'è una norma statale di rinvio, un consigliere ha detto c'è una norma statale, non c'è nessuna norma statale di rinvio, si è ipotizzata, anzi di più, si è ipotizzata una norma statale che non è stata approvata e scritta, cioè non è mai diventata neanche norma, cioè è girata solo nelle bozze, e la ragione è che con l'IMU una quota va allo Stato e lo Stato ha dichiarato che voleva la sua quota alla scadenza del 16 giugno perché ne aveva bisogno. E inoltre lo Stato ha ritenuto che non fosse necessario, non fosse opportuno rinviare la scadenza dell'IMU, c'è ragione per cui non ha spostato la scadenza. Lo Stato vuole la sua quota e 10 comuni possono riscuotere la propria quota. C'è una ragione, secondo me, di fondo anche sul perché non si è provveduto con norma nazionale e i comuni, mi sembra, in pochissimi casi stanno facendo manovre su questa cosa. Per noi la scadenza rimane il 16 giugno. Io dico rimane il 16 giugno, è importante che rimanga il 16 giugno. Allora, io dico innanzitutto per una ragione fondamentale, perché se il paese deve ripartire, le attività devono ripartire, non c'è dubbio, anche il comune deve tornare a una gestione normale. Per tornare a una gestione normale abbiamo bisogno di capire l'introito dell'IMU, perché fino a quando, questo è un passaggio molto delicato, fino a quando non si capisce l'introito dell'IMU, noi possiamo fare delle stime, non possiamo anche essere eccessivamente prudenziali nelle nostre stime, e questo potrebbe voler dire essere troppo prudenziali rispetto a spese e esigenze che dobbiamo finanziare, perciò per noi capire come sta la nostra IMU è fondamentale. E in ogni caso tenete conto che il ravvedimento ormai ha degli oneri veramente limitati, cioè parliamo di percentuali, c'è una normativa sul ravvedimento ormai molto, molto agevole. Già oggi noi riceviamo diversi milioni pagati, ma da sempre li abbiamo ricevuti, riceviamo diversi 5, 6, 7, 8 milioni, tutti versati in ravvedimento,
rendimento di istituto per cui il soggetto versa tardivamente prima che il comune accerti. Visto che noi comunque nel primo anno non facciamo mai accertamenti, cosa succede? Che è molto diffuso il comportamento di alcuni contribuenti che preferiscono invece di andarsi a finanziare in banca a fare il davvedimento pagando entro l'anno si paga il 3% circa, cioè, perciò parliamo di cifre abbastanza limitate. Uno può pagare entro un anno con questa piccola maggiorazione. E sull'IMU sì, è tutto confermato, tutte le aliquote dell'IMU sono confermate, quelle sui canoni concordati, le scontistiche sui canoni concordati, tutte le agevolazioni dell'IMU, tutte le aliquote agevolate dell'IMU sono rimaste invariate, le potete vedere, no, non è cambiato assolutamente nulla. E l'aliquota sui beni merce, sì, l'aliquota sui beni merce è la facoltà prevista normativa, anche prima sull'ICI utilizzavamo l'aliquota massima sui beni merce, non è cambiato, anche qui non è cambiato assolutamente nulla, non c'è più la TASI, prima i beni merce pagavano la TASI, oggi pagano l'IMU con l'aliquota massima. Considerate anche che queste delibere, come ho detto prima velocemente, qui ci tengo a ribadirlo, queste delibere, quella dell'IMU e della TASI prima, ed ora questa della nuova IMU, sono delibere che sostengono il bilancio, cioè sono quelle che approvate prima del bilancio perché di fatto vanno a sostenere le entrate del bilancio, pertanto considerate che qualsiasi modifica a queste aliquote andrebbe tra l'altro finanziata, non è una cosa, uno dice beh, provi questa aliquota è più bello più bassa, beh è chiaro è più bello più bassa, io non ho mica dubbi che le aliquote sarebbe bello avere più basse, però bisogna capire da dove si recuperano le minori entrate, se sono, cioè, chi deve dare quelle minori entrate, quali altri contribuenti, o altrimenti quali sono le riduzioni di spese che si fanno, perché approvare aliquote più basse è chiaro, è facile, finanziare la copertura di queste minori aliquote è sempre un pochino più complicato anche per noi, ovviamente anche in un contesto come questo. Pertanto eventuali emendamenti per esempio in tal senso vi chiedo, mi raccomando, verificate che abbia una copertura finanziaria, se no vengono bocciati per mancanza di copertura finanziaria, nel senso quanto vale questa cosa? Vale 100.000 euro e uno deve dire dove prende poi le minori entrate, se no un emendamento senza copertura finanziaria in tal senso deve essere ovviamente bocciato. Perciò tutte confermate le aliquote, poi andando sempre in ordine, gli artigiani alimentari, se adesso li ho chiamati artigiani alimentari, la domanda della consigliera Angiuli. Allora, gli artigiani che sono stati chiusi prendono l'agevolazione insieme agli altri, assieme ai bar, a tutti questi. Cioè, l'importante è che siano stati chiusi, cioè se sono stati chiusi prendono l'agevolazione come gli altri. Non, però mi sembra, perché non tutti gli artigiani, chiamiamoli artigiani alimentari, dovrebbero essere chiari, non tutti gli artigiani alimentari mi sembra siano stati chiusi, per esempio i fondi, le pasticcerie non mi risultano siano stati, adesso volevo prendere l'elenco, aspettate, volevo prenderle perché avevo un altro regolamento aperto. E, vabbè, comunque l'artigianato alimentare se è stato chiuso è agevolato come le altre attività che sono state chiuse. E l'edilizia, dunque, l'edilizia che sconto prende? Cioè, anche lì dipende, se è un'industria edilizia finirà col trattamento delle industrie, se è stata chiusa, se è un artigiano edile finirà con gli artigiani, deve essere chiaro che i cantieri comunque non pagano, ecco questo spero vi sia, i cantieri edili non pagano, perciò poi dipende di che cosa parliamo, perché parliamo di un artigiano edile, magari a quel punto c'è un ufficio poco più, perché i cantieri comunque sono esclusi da tassazione in quanto devono autonomamente provvedere allo smaltimento dei rifiuti di cantiere, che tra l'altro sono anche rifiuti non assimilabili, rifiuti di cantiere. Dunque, si può ridurre ancora, siamo a un punto. Allora, e vediamo l'ultima tornata del consigliere Sassone.
perché da 2000, perché abbiamo alzato la soglia da 2.582 a 5.000 per la rateizzazione degli accertamenti con adesione? Ma per una ragione molto semplice, 2.582 è una cifra molto strana che deriva dai vecchi 5 milioni, ecco, per farvi capire quanti anni ha, è una norma che aveva 20 anni, erano i vecchi 5 milioni di 20 anni fa e abbiamo ritenuto opportuno adeguarla a 5.000 euro, ma è un problema abbastanza limitato. Qui domande molto interessanti da parte del consigliere Sansone. Perché le sanzioni più alte per mancata collaborazione? Non so, dipende da che parte si sta. È chiaro, si sta con gli evasori e si vuole invitare la mancata collaborazione, si bisogna tenerle basse. Poi noi riteniamo che questa sia una cosa grave, cioè non collaborare all'attività di controllo del comune per noi è un fatto molto grave. Nel senso, io ti invio un questionario, ti chiedo delle cose perché ho in corso un accertamento nei tuoi confronti e tu non collabori, noi riteniamo che questo sia un comportamento estremamente grave, il più grave, pertanto proponiamo la sanzione più alta, perché è più bassa invece quando il problema è formale. Mi sembra un comportamento assolutamente corretto. Cioè, se uno non vuole evadere ma commette errori formali, che non, di fatto non grava sulla sostanza dell'evasione, gli applichiamo la sanzione più bassa. Se invece uno non collabora perché vuole evadere, ovviamente gli applichiamo la più alta. E il tasso, anche qui, il tasso segue la stessa logica. Un discorso è una rateizzazione su cui ci siamo detti assolutamente disponibili a togliere il 2% perché è un provvedimento di agevolazione, bisogna agevolare chi non riesce a pagare e rimaniamo assolutamente d'accordo su quella linea che abbiamo approvato. Un discorso dell'evasione, qui parliamo di soggetti che hanno evaso, che continuano ad evadere, e non è che si possono finanziare a spese del comune evadendo. Riteniamo che non sia un comportamento, ma rientra nella logica di prima, dipende se si sta con gli evasori o se si sta contro gli evasori. Sapete che noi come approccio abbiamo sempre avuto un approccio abbastanza contrario all'evasione, perché poi quella che ci permette, attenzione, il contrasto dell'evasione che facciamo è quella che ci permette di dare oggi 10 milioni di agevolazione sulla TARI, non dimenticatelo mai, perché se no le cose devono stare insieme, non si può dire essere tolleranti con l'evasione e poi magari dare anche più sconti, cioè non funziona così, alcuni ci hanno provato, ma non può funzionare veramente in questo modo. Il sollecito per la coattiva. Allora, il sollecito con la coattiva è in linea con la normativa. La normativa prevede un sollecito non anche composta ordinaria. Pertanto è ovvio, se troviamo PEC lo facciamo con PEC, ci mancherebbe, ma non facciamo sollecito con raccomandata, con ricevuta, anche perché tenete presente che questo sollecito segue una raccomandata con ricevuta che lui ha già ricevuto. Cioè lui riceve un accertamento esecutivo, perciò già io gli ho detto, guarda che devi pagare, ok? E gli dico, non solo devi pagare, se non paghi la scadenza io posso avviare azioni esecutive, ok? Poi è chiaro che se questo non paga, ma io gliel'ho già detto in modo chiaro, perciò perché ridirglielo una seconda volta? Non sembra, perché poi spenderemo soldi pubblici che dei due o li paga la collettività o li recupero sull'evasore, cioè mi sembrerebbe uno spreco di risorse pubbliche, visto che gliel'ho detto 60 giorni prima, perché dopo 60 giorni gli mando sollecito, gliel'avevo già detto 60 giorni prima, che lui deve dei soldi al comune. Sulla tutela, ecco, sulla tutela temo che il consigliere abbia preso proprio un abbaglio, nel senso, ci terrei a leggere la norma insieme, perché così è molto. L'articolo 10 sull'autotutela, perché è tra l'altro un istituto a cui tengo moltissimo, penso sia uno degli istituti più importanti di tutto questo regolamento, nel senso ne va della correttezza dei rapporti. Allora, per riuscire a capire il passaggio che ha letto il consigliere, bisogna purtroppo, vi devo tediare leggendo tutta la norma. La norma comincia, l'articolo 10, comincia con un articolo 1 che dice che il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole dall'amministrazione. Praticamente dice, guarda, non puoi fare autotutela se hai vinto una causa definitiva, e questo è normale. Poi dice che sì, ostativa l'esercizio dell'annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo, sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili o di esauritisi del tempo. E questi sono limiti all'autotutela. Il comma 1 e il comma 2 sono limiti all'autotutela. Il comma 3, invece, a cui si riferiva il consigliere Sassone, dice, lo leggiamo testualmente perché mi sembra molto chiaro:
Le situazioni sottoriportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procede all'annullamento, anche se, e qui ci sono i casi, l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto ricorso dei termini per ricorrere, perciò andiamo in autotutela anche se l'atto è definitivo. Andiamo in autotutela anche se il ricorso è stato presentato ma respinto, andiamo in autotutela lo stesso. E andiamo in autotutela soprattutto anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. Perciò la norma dice esattamente il contrario di quello che ha letto il consigliere. E sull'ultima cosa, almeno se non mi è sfuggito altro, sulla velostazione noleggio bici del consigliere Colombo, darei per scontato, non so che tariffa abbiamo assegnato alla velostazione noleggio bici, perché fa diverse attività, se è finita nel commercio, se è finita nell'artigianato, perché se capisco bene fa sia commercio, fa artigianato, fa l'officina. Direi che però tutte le fattispecie, tutte le attività che svolge mi sembrano tutte attività agevolate, perciò comunque sono abbastanza certo che l'agevolazione spetta anche a questa attività specifica, perché mi sembrano tutte attività, cioè, che sia commercio, che sia servizi come il noleggio o che sia servizi come l'officina, sono tutte attività agevolate, perciò la velostazione ha sicuramente ricevuto l'agevolazione. Spero di aver risposto più o meno a tutto in modo chiaro, ma ci sono altre cose, sono qui. Bene, molte grazie come sempre al dottor Cammarata, preciso e puntuale come sempre. A questo punto io recupererei l'intervento dell'assessore Conte, quindi passo la parola all'assessore per continuare il discorso che ha interrotto. Prego, assessore Conte. Grazie presidente, chiedo scusa, è un problema familiare e stavo solo appunto entrando nell'argomento della famiglia, nel senso che sia il consigliere Sassone che il consigliere Piazza hanno sottolineato la criticità, una criticità possibile sul fatto che abbiamo fatto delle scelte a favore appunto delle imprese. Ecco, questo bisogna sempre chiarire, ovviamente ho cercato di farlo nel mio secondo intervento, ma lo spiego meglio e dentro più nel dettaglio. I bilanci ovviamente, cioè, solitamente siamo tutti abituati a ragionare un po' per pezzi, quindi ognuno di noi vede sempre uno spicchio di un ragionamento, perché è più facile di vedere l'insieme complessivo del bilancio, che la cui complessità appunto non è fatta questa Babele, come dice anche oggi Sole 24 Ore in apertura, di norme e di scadenze, complessa. E veramente vi ringrazio della discussione che è stata fatta e delle osservazioni che sono state poste, ma è fatta dal lato di una Babele e dall'altro della visione di insieme, così di un filo di Arianna, se vogliamo stare invece sull'immagine di un labirinto, che ci permette appunto di tenere in sintesi, di tenere sempre insieme tutti i pezzi, non disperderci i mille spicchi e i mille rivoli di ragionamenti, ma avere sempre una visione unitaria di quello che stiamo facendo, che poi è la politica, l'avere una visione. E questo per me è importante. Quello che emerge appunto da questo regolamento, per questo che lo marco molto e lo stresso molto in termini proprio di riflessione, di ragionamento, è una visione di insieme che prende forma così, che prende concretezza in questo regolamento. E quindi vediamo proprio una riflessione molto importante, che è quella di dire, da un lato, attenzione alle imprese in fase di crisi, di lockdown, dall'altra, la necessità però di avere cura anche del nostro capitale, non soltanto economico, ma anche del nostro capitale sociale, ed ecco l'attenzione al terzo settore, più strutturale, meno forte, ma anche se ha un impatto economico significativo e anche gestionale per organizzazioni molto alto, e poi quindi capitale economico, capitale sociale, e poi c'è il capitale familiare, che è il grande capitale di fiducia e di relazioni di una comunità. Quindi importante ovviamente la famiglia, tutti l'abbiamo a cuore, e ovviamente se però ci limitiamo a vedere la Tari, sembra non venire fuori nulla da questo regolamento per la famiglia, ma le famiglie non le abbiamo prese in fase di crisi, siamo andati a intervenire a preventivo, e secondo me questo rende più merito all'amministrazione comunale, che non interviene sulle famiglie semplicemente per aiutarle, ma le inserisce nelle sue politiche di natura strutturale,
quindi non emergenziale, e questo per me è molto importante sottolinearlo. Se poi vogliamo aprire il capitolo dell'emergenza, sottolineo questo aspetto: noi siamo l'unico comune in Italia ad aver raddoppiato praticamente gli stanziamenti dei buoni spesa. Se questo non è intervento per le famiglie, a favore delle famiglie. Poi c'è un altro elemento molto importante, questo ovviamente non siamo gli unici, ma è la politica condivisa sostanzialmente da tutte le amministrazioni locali che se lo sono potute permettere, che è appunto non aver richiesto la retta per le scuole. E questo ci costa 300.000 euro la settimana, che vuol dire appunto 1.200.000 al mese. Ecco, quindi quando sono d'accordo che in questa delibera non viene fuori nulla sulle famiglie, anche il Sole 24 Ore, nel momento in cui dice oggi sul giornale che apre il sito, se aprite il sito del Sole 24 Ore, c'è una riflessione sulla babele delle norme e delle norme e del sistema e dei bilanci, perché ogni comune ha dovuto fare le sue scelte in questa fase di crisi. Viene fuori, effettivamente, non viene segnato che il Comune di Bologna fa qualcosa per le famiglie di innovativo, ma perché già lo facevamo. E l'intervento di sconto che avevamo previsto, che aveva quantificato in alcuni milioni di euro, che però dobbiamo aspettare appunto la conclusione di quest'anno per capire il quanto nello specifico, ci aiuta a dire appunto che l'intervento che noi abbiamo fatto di sconto tra le famiglie e le aziende è ben superiore ai soli 10 milioni di cui parliamo oggi per le aziende. L'altro elemento importante è che questa delibera non risponde soltanto alla questione di emergenza, ma risponde alla questione di emergenza con una riflessione sull'equità. Cioè, questo non confondiamolo semplicemente come un aiuto allo sviluppo aziendale, ma è soprattutto un'azione di equità. Le aziende in questo momento non hanno prodotto, in quei mesi non hanno prodotto rifiuti, ed è giusto riconoscergli la non produzione, e per me questo è un elemento di grande come assessore al bilancio è un intervento di grandissimo valore, perché poter applicare un principio di equità nelle proprie politiche, nei propri regolamenti, rappresenta un elemento di grande importanza e di successo per un'amministrazione comunale che, ricordo, è sostanzialmente l'unico ad averla avviata tra le grandi città, ad aver avviato una politica di questo tipo. L'altro elemento ovviamente importante è questo, noi volevamo utilizzare la leva dello sconto tari che avevamo il nostro bazooka ambientale, mi viene da dire, cioè noi volevamo utilizzarlo per sviluppare delle politiche di economia circolare e di economia verde, come diceva appunto, ricordava l'assessore consigliere Colombo quando avevamo discusso l'altra volta e avevo già anticipato questo cambio di strategia dell'amministrazione per andare incontro alle nostre aziende del territorio. Non siamo riusciti a utilizzare questo strumento in questo specifico caso, apriamo però un ragionamento e su questo potremo effettivamente fare una commissione dedicata a quali sono le possibili politiche fiscali e politiche di bilancio che possono sostenere un'economia circolare e un'economia verde. Su questo, secondo me, è il caso di, avevamo fatto una scelta, adesso la dobbiamo modificare, dobbiamo studiare nuovi strumenti, forse possiamo sì fare una commissione dedicata, un'udienza conoscitiva, se vogliamo invitare alcuni esponenti esterni, per provare ad approfondire quali possono essere gli strumenti di natura fiscale che sostengono maggiormente l'economia circolare. Su questo massima disponibilità, perché bisogna riposizionare quella strategia che adesso c'è come scelta amministrativa, ma è orfana di questo strumento puntuale. Poi ce ne abbiamo altri come amministrazione, più concreti, più operativi, più fisici, ma anche lo strumento fiscale può essere effettivamente uno strumento di grande utilità. Mi fermerei qui, Presidente. Bene, molte grazie Assessore Conte per tutte le spiegazioni che ci ha fornito, per i chiarimenti. Non so se c'è qualche altro consigliere che desidera intervenire, se ha qualche domanda da fare. Al momento non vedo nessuno registrato, quindi chiedo ancora una volta se c'è qualche consigliere che desidera intervenire. Consigliere Sassone, prego. Grazie Presidente, ma fondamentalmente solo per dare atto al dottor Camarata
delle puntuali risposte, praticamente tutte. Poi capisco che non era facile e direi che la connessione online non è, non aiuta e non facilita molto affrontare tematiche così complesse. Do atto, effettivamente avevo letto male, la ringrazio per la spiegazione sulla, sull'autotutela, ho visto che ci teneva particolarmente, quindi ci tengo io a dare atto di questa spiegazione corretta, l'ho visto male, infatti mi sembrava strano che ci fosse da una riga all'altra una contro, come dire, un qualcosa che andava in controtendenza rispetto a quello che era detto nella riga precedente, quindi assolutamente mi va bene e ammetto, avevo completamente sbagliato, ho preso un sbaglio. Può capitare, nulla di male, grazie al dottor Camarata per la spiegazione. Poi, che dire, dottore, io e lei abbiamo un punto di vista su alcuni aspetti, quando lei dice bisogna vedere se stare dalla parte degli evasori oppure stare contro gli evasori, io non la pongo mai in quella logica, io non sono assolutamente a favore dell'evasione e le norme e le modifiche o le rilievi che ho posto erano anche un'ottica di, come dire, equità, perché se per lei chiunque non paga le tasse, lo dico con tranquillità, dottore, magari è sempre un evasore, per me non tutti coloro i quali non riescono a pagare le tasse sono gli evasori, e spesso e volentieri, anche per attività professionali che svolgo, mi sono trovato di fronte a persone in difficoltà che oltre a quel 3% hanno balzelli anche superiori per il mancato pagamento delle imposte e quindi anche aggravano la situazione, cioè ad un certo punto uno magari può anche provare ad avere dei momenti di difficoltà, non riesce a pagare le imposte, però con tutte le imposizioni che ci sono sopra, tra more e non more, a volte poi si diventa evasori per necessità, nel senso che non si riesce a pagare le imposte con gli agi, gli aggravi che sono posti in essere. Quindi non è questione. Poi mi permetto, dottore, su quanto riguardava il fatto della collaborazione o non collaborazione. Io magari ho letto male anche in questo caso, però omessa presentazione della dichiarazione viene calcolata come sanzione dell'amministrazione la metà tra il massimo e il minimo. Quindi omessa presentazione della dichiarazione, se non è evasore uno che non presenta la dichiarazione, oppure dichiarazione infedele, se non è un evasore che presenta una dichiarazione infedele, non lo so. Mentre qui è mancata, incompleta o infedele risposta al questionario. Cioè una questione viene trattata in una maniera e la stessa identica, che non ha un aspetto di tutto formale, cioè comunque non è sul calcolo dell'imposto, ma sulla collaborazione, viene trattata diversamente. Mi sono permesso solo di far notare questa diversità di trattamento, che a mio modo di vedere non è relativa al essere dalla parte dell'evasore o essere contro l'evasione. Io non la metto mai, lei da questo punto di vista è bianco e nero, secondo me esiste anche un po' di grigio. Poi capisco, dottore, che lei è un tecnico, quindi molto probabilmente vede il bianco e il nero. Io mi permetto, quanto possibile da politico, cerco di individuare anche quelle zone di grigio e vedere come poter il grigio farlo diventare bianco e non per forza nero. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Sassone, sempre preciso e puntuale nelle domande, nelle osservazioni, e quindi anima sempre il nostro dibattito. E passo la parola alla consigliera Anzulli per una richiesta di chiarimento. Prego, consigliera Anzulli. Sì, grazie Presidente. La richiesta di chiarimento riguardava la necessità di fare una domanda per accedere alla scontistica Tari oppure no, nel senso che ho capito da quello che diceva anche Camarata che non tutti riceveranno il bollettino già decurtato, ci saranno alcuni che dovranno fare esplicita richiesta, ho capito bene. In caso affermativo, quali sono le attività che devono fare specifica richiesta per ottenere la scontistica e entro quale data devono farla? Grazie. Grazie a lei, consigliera Anzulli. Intanto parola al consigliere Colombo. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Volevo ringraziare sia l'assessore che il dottor Cammarata per le risposte. Per quanto riguarda l'aspetto più politico, accolgo assolutamente in modo favorevole la proposta che lanciava l'assessore di poter avere un momento strutturato di riflessione su come le politiche fiscali di competenza comunale relative, direi, sia alle imprese che alle famiglie possono favorire un'economia circolare e verde e più in generale l'adozione di scelte e comportamenti improntati alla sostenibilità ambientale, quindi mi riservo senz'altro di
presentare una richiesta di udienza conoscitiva alla Commissione Seconda. Ne approfitto appunto per annunciarlo e per insomma renderlo noto anche al Presidente stesso, magari in congiunta con la Commissione, Ambiente. Perché credo che insomma sia senz'altro utile fare un lavoro di approfondimento che può costituire poi una base conoscitiva e di riflessioni pronta da utilizzare in tutte le occasioni in cui dovremo fare delle scelte relative a tasse e tariffe comunali e come renderle sempre di più orientate appunto alla sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda invece l'aspetto più tecnico, cioè quello della scontistica della Tari per le attività di velostazione, confermo che in effetti nel caso specifico della velostazione comunale, ma immagino insomma ci sono anche diverse altre attività economiche che pur non chiamandosi velostazione offrono servizi analoghi in città. Confermo diciamo che le tipologie di attività sono quelle che venivano richiamate, quindi ci sono c'è attività di riparazione e manutenzione, c'è attività di noleggio, c'è attività di vendita, c'è attività di parcheggio custodito, insomma ci sono diverse tipologie. Mi è sembrato di capire dall'analisi che faceva, capisco un po' in diretta, in tempo reale, il dottor Cammarata, che di fatto tutte queste attività dovrebbero essere coperte dalle fattispecie agevolative che stiamo prevedendo una tantum per il 2020, magari ecco chiederei, anche approfittando del fatto che appunto la delibera non va in approvazione oggi, ma lunedì prossimo, chiederei questa cortesia agli uffici di poter approfondire che effettivamente insomma la velostazione comunale, cito quella proprio perché è stata anche proprio istituita dal comune, ma ovviamente il ragionamento vale poi anche per altre attività economiche più parziali ma che svolgono servizi analoghi. Ecco, poter verificare, dicevo, chiedo agli uffici di poter verificare che effettivamente la velostazione comunale rientri in quella casistica e appunto se possibile svolgere questa verifica durante questa settimana in modo tale che per l'approvazione in consiglio lunedì prossimo, se vi fossero emendamenti anche di natura tecnica oppure anche di carattere tra virgolette più di scelta politico-amministrativa da parte dei consiglieri da presentare entro lunedì prima dell'inizio del consiglio per includere anche questa fattispecie, ci sia la possibilità materiale di farlo, ecco, quindi chiederei questa cortesia, un riscontro eventualmente anche come capita ogni tanto nelle commissioni, magari anche un riscontro alla presidenza della commissione che potrà poi girarci questo chiarimento di carattere definitivo, fatte le dovute verifiche a tutti noi consiglieri. Grazie ancora per la disponibilità. Assolutamente sì, consigliere Colombo, le chiedo di inviarci quindi anche la richiesta di udienza conoscitiva e verrà trattata al più presto. A questo punto non so se desidera intervenire l'assessore Conte oppure il dottor Cammarata per le sì, risposte. Sì, due Cammarata, prego. Due risposte velocissime. No, sul tema sanzioni no, ci tengo a precisare questo perché anche questo è un tema che negli anni ci ha appassionato molto. Sono assolutamente d'accordo con il consigliere Sassone che anche che l'evasione totale è la cosa più grave, non ci sono assolutamente dubbi. Io su questo sono la parziale un po' meno grave della totale, secondo me, ma la totale è assolutamente gravissima, concordo, anche perché è più difficile da intercettare, ovviamente. E sa qual è il problema, però, perché qui bisogna essere chiari, perché giustamente qui l'intermedia è l'ala massima? Ecco, questa è una domanda molto interessante. Per una ragione questa, perché le sanzioni di infedele e di omessa hanno delle misure abbastanza elevate. Allora, prendiamo l'omessa, può arrivare al 200% del tributo. Il 200% vuol dire pagarlo tre volte, perché il 100 è il doppio, il 200 è il triplo, perciò è una sanzione estremamente significativa. Poi è vero
che se il contribuente accetta l'accertamento, dopo la sanzione si riduce a un terzo, perciò noi nella fattispecie applichiamo il 150, se uno accetta il 150 di sanzione, poi paga il 50% di sanzione, quella della sanzione che va a pagare. È chiaro, si può anche alzare, però forse in un altro momento aveva avuto anche una sanzione più alta, poi alla fine c'erano, insomma, è abbastanza significativa. Quella per mancata collaborazione invece è una sanzione che per noi è troppo bassa, cioè per noi la collaborazione innanzitutto non costa nulla, perciò non bisogna versare nulla per collaborare, ti mando un questionario, ti chiedo delle informazioni, per noi è la modalità ideale di lavorare in collaborazione, e purtroppo la sanzione per mancata collaborazione secondo me è troppo bassa, perché tra l'altro è un problema abbastanza diffuso, cioè che abbiamo dei soggetti, alcuni contribuenti, che non vogliono assolutamente collaborare e fornirci delle informazioni utili ai fini delle nostre verifiche fiscali. La ragione per cui abbiamo ritenuto che fosse indispensabile attribuire la sanzione massima, perché attenzione che quando arriviamo tra l'altro a erogare questa sanzione c'è stata già prima tutta un'attività di verifica del contribuente che lui ovviamente si è opposto, se no non arriveremmo a fargli un procedimento formale di erogazione, perciò c'è tutto, lui è proprio uno che non vuole essere controllato, cioè non è uno, attenzione, la fattispecie qui non è di quello che non ha capito che lo volevo controllare, si è dimenticato, questo è quello che ha chiaramente manifestato l'intenzione di non farsi controllare, perciò per noi è una fattispecie molto grave, probabilmente indicativa di cose ben peggiori, e la sanzione per noi è troppo bassa quella di legge, per la ragione per cui vi teniamo equo applicare la massima, visto che già la massima è una cifra assolutamente... Cioè, per farvi un esempio, se uno evade 10.000 euro, la sanzione del 150% gli mando 15.000 euro di sanzione. 15.000 euro di sanzione è una bella sanzione se uno deve 10.000 euro. Per mancata collaborazione 500 euro, cioè che insomma è assolutamente... Vabbè, penso che abbiate capito. Sul tema scontistica, la consigliera Angiuli, allora, ribadisco, noi faremo tutto d'ufficio tranne una fattispecie, nel regolamento è scritto in modo molto chiaro, tranne una fattispecie che tra l'altro abbiamo già anche comunicato a Timbo, perciò Timbo è già allineata, perché facciamo fatica a entrare nel merito di questa fattispecie, e sono le attività industriali, che per noi non sono molte, sono proprio quelle che hanno i capannoni di lavorazione, sono un centinaio, adesso sembra strano, ma cioè non è, perché se uno fa servizi, se uno fa informatica, è comunque industria, ma ai nostri fini, ai fini della tassazione, un'industria di servizi per noi è uffici, non è industria, cioè per noi le industrie sono quelli che hanno i capannoni di trasformazione, queste a Bologna non sono moltissime, sono un centinaio mi sembra, a questo centinaio di attività noi chiediamo una dichiarazione per avere l'agevolazione del 25% entro il 10 luglio. Perché, come dicevo prima, facciamo veramente fatica a capire, perché non è la metalmeccanica, non so, c'è la metalmeccanica che faceva imballaggi, che ha lavorato, magari un'altra metalmeccanica non ha lavorato, cioè diventa veramente complicato capire da parte nostra chi è stato aperto e chi è stato chiuso. Ragione per cui, visto che comunque sono pochi, e sono però molto corpose come pratiche, cioè sono pochi soggetti, ma che valgono comunque molto, perché ovviamente hanno dimensioni importanti, abbiamo ritenuto per questo centinaio di contribuenti un'agevolazione su richiesta da controllare. Tutti gli altri contribuenti, ribadisco, faremo noi d'ufficio. Però, mi raccomando, controllate la bolletta che vi arriva, perché c'è la bolletta che arriva ai contribuenti, perché è bene comunque, perché qualche errore lo commetteremo, lo so già, c'è la banca dati, abbiamo sicuramente una buona banca dati, ma la banca dati non è perfetta, se abbiamo attribuito un codice di utilizzo sbagliato per qualche ragione, è ovvio che può avere un trattamento differente. E rispetto alla velostazione, ho già fatto richiesta di verificare la velostazione in quale categoria tariffaria è stata inserita, probabilmente neanche più di una secondo me, adesso comunque verifichiamo e darò una risposta alla presidenza in merito alla tariffa della velostazione. Bene, grazie dottor Cammarata, a questo punto non vedo ulteriori richieste da parte dei consiglieri e quindi io veramente ringrazio ancora una volta l'assessore Conte, dottor Cammarata, tutti i consiglieri comunali intervenuti. E ritengo, dichiaro licenziata per lavoro del Consiglio Comunale le proposte di delibera iscritte ai lavori odierni
Dichiaro approvato il verbale posto al primo punto. Chiudiamo la commissione bilancio alle ore 11:05. Grazie a tutti e buona giornata. A voi grazie, arrivederci, buongiorno.